Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, benvenuti in un nuovo video e come sempre benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi voglio lasciarvi questo video che, come vedete, ho registrato qualche scena mentre inscatolavo tutte le cosine della casa prima di entrare in questa casa nuova, quindi abbiamo preparato un pochino insieme gli scatoloni. Certamente non ho registrato proprio tantissimo perché le cose da fare sono state veramente tante e poi insomma vi faccio vedere anche com'era inizialmente il bagno tutto sporco, finestre marroni, veramente c'era una sporcizia proprio veramente tantissima. E devo dire che ho fatto una bella settimana abbondante anche nella casa nuova, insomma, a pulire tutto da cima a fondo. E quindi oggi, ecco, voglio rendervi partecipi di questo nostro trasloco che abbiamo fatto. Ormai mi sa quasi 2-3 settimane fa, no, due pure di più, 3 settimane fa secondo me. E quindi sono veramente super contenta, spero che vi faccia piacere questo video e conto di pubblicare un video anche domenica e poi settimana prossima forse vi svelerò la casa tutta bella in ordine, perché oggi che voi vedete questo video devono portarmi gli altri mobili e quindi ecco ragazzi, conto proprio di farvi un bel video, poi insomma organizzeremo insieme, ritornerò veramente più forte di prima, più carica di prima, proprio per donarvi tutta la mia motivazione. Ed ora alziamo le maniche e cominciamo tutti gli impacchettamenti delle cosine che avevamo a casa. E devo dire che avevamo un botto di cose, ma tante, che io dove l'ho messo tutte queste cose proprio non lo so. Everything feels so abstract, yeah, it's complicated, what you say, the way you act, well it makes me so confused, I don't know what to do. Can't deny that.
Adesso passiamo alla cameretta dei bambini. Fortunatamente è arrivata l'ora di cambiare quest'armadio, di toglierlo, buttarlo, proprio perché era veramente diventata una cosa assurda. Cioè, alla fine l'armadio era buona come, diciamo, come spazi, perché era molto grande, quindi ci entravano molte cose. Però le ante erano rotte, ormai era tutto smantellato, comunque era già un armadio, usato. E quindi, ragazzi, veramente sono stata super felicissima di averlo tolto da mezzo. Abbiamo preso i lettini nuovi ai bimbi, anche i materassi, perché i materassi che avevano erano super vecchissimi. Erano, figuratevi, i miei materassi che avevo nella mia cameretta quando appunto vivevo con mia mamma, quindi veramente super sporchi, proprio veramente da buttare, e non vedo l'ora di vedere questa casa nuova completata e soprattutto, ragazzi, non vedo l'ora di mostrarvela e finalmente di fare tanti video super motivazionali in questa casetta nuova, e non vedo veramente l'ora. E i panni dei bambini è stata lo stesso una faticaccia, perché come sempre, nonostante l'anno scorso feci una cernita proprio molto pesante, molto proprio restrittiva, ho buttato un sacco di cose, comunque si sono accumulate altre cose. Non ditemi da dove escono, cioè non lo so, un po' compro, un po' magari mi danno qualche panno, se sono buoni me li tengo e quindi veramente un sacchissimo di panni, soprattutto per Christian e per Jacopo. Vincenzo è già un po' più difficile perché mi danno a volte panni per l'età di Christian e quindi Vincenzo devo dire che ho sempre un numero giusto di panni, mentre per gli altri due veramente un botto di cosine. E niente, allora cosa ne pensate di questo video? Fatemi sapere poi qua sotto, sono molto curiosa di leggere i vostri commenti e grazie sempre per veramente tutto l'affetto che mi donate. Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, ed ora è arrivato il turno della cucina. Ragazzi, in quelle settimane di trasloco e pulizia a casa nuova,
avevo proprio dei mal di schiena assurdi, una cosa super pazzesca, insomma, che ha fatto anche da poco il trasloco. Penso ricorda molto frescamente i dolori di schiena assurdi che si possano provare. Anzi che quest'anno, cioè quest'anno, in questo trasloco ci è andata bene perché quando è capitato magari qualche altra volta che abbiamo appunto traslocato, abbiamo sempre fatto tutto noi, io, mio marito e quindi ecco i mobili, scatoloni, abbiamo sempre caricato tutto noi. Invece stavolta fortunatamente abbiamo chiamato il trasloco e l'unica cosa che abbiamo dovuto fare appunto è stato preparare questi benedetti scatoli. Per quanto riguarda le cosine della cucina, mio marito a Leroy Merlin comprò sto rotolo di le palline, quelle là insomma che si schiacciano, il power ball, non lo so come si chiama, e devo dire che è stato molto comodo per andare ad avvolgere le cosine in vetro, bicchieri, oppure che ne so, i piatti. Io per esempio i piatti quelli là che avevo l'ho buttati perché avevo tutti i piatti dispari, magari qualche piatto era rotto. E ho comprato un piatto, cioè un set da piatti da 18, quindi normalissimo, semplice e economico. E quindi devo dire che è stato molto comodo poter avvolgere tutte le cosine di vetro. Non so quanto l'ha pagato, però so che costicchia leggermente, però insomma non tantissimo. E quindi ecco, se dovete fare un trasloco ve lo consiglio perché almeno tenete al sicuro le cose almeno più costose, insomma, che ci tenete di più. Poi ecco, magari le cose che non servono, buttatele via, non portatele a nessuna parte, cioè non accumulate. Io non vi dico, qua in casa ho ancora un casino perché devo organizzare bene ancora parecchie parti, zone della casa. Però veramente il superfluo, cioè se non ci serve, che magari è rotto, lo buttiamo. Se sono delle cose nuove, magari diamolo e cerchiamo di tenere il giusto. Perché io veramente ho accumulato tantissime cose che non so veramente neanche io, ragazzi, dove le ho messe tra camere, cucina, salone, un bottissimo di cose. To hold me, it could be anybody, but you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. Things happen.
Ed ora passiamo invece alla casetta nuova, a casa, insomma, quella la vecchia avevo terminato, ma solamente perché avevo terminato gli scatoloni. Allora, questo è il bagno, come vedete era super sporchissimo, mattonelle sporche, piene di polvere, stucco, vasca anche col cemento, c'erano ancora le etichette vicino agli infissi, la finestra, il lato esterno era veramente super marrone, pavimenti super opachi, super pieni di polvere, insomma c'era veramente un caos. E questa stecchetta, ragazzi, che vedete così gialla, mi è stata super utile per andare a togliere le etichette da vicino agli infissi, per andare a togliere degli schizzi di pittura, di cemento, veramente io ve la straconsiglio, anche per togliere per esempio il calcare, c'erano delle macchie di calcare all'interno del WC, nonostante sia una casa nuova, però comunque sono state chiuse per un po' di tempo, questa stecchetta veramente mi ha super aiutato per andare a togliere anche qualche macchiolina di calcare che c'era all'interno del WC. Io l'ho presa in ferramenta, mi pare che l'ho pagata 2,50 € ed è veramente super ottima. Come avete visto, l'infisso era marrone e finalmente è uscito splendido splendente, e da dire che le prime pulizie le ho fatte tutte comunque con acqua fredda, mi sono caricata insomma i contenitori, non mi viene in mente il termine, comunque di 5 litri, 10 litri, 30 litri con l'acqua dentro, una faticaccia. Ed ora qui invece è il momento in cui finalmente già dormiamo a casa, stiamo appunto belli tranquilli nella nuova casetta. Questa qua è la mia camera da letto, come vedete c'è ancora un casino, però comunque vi ho voluto rendere un pochino partecipi di queste mie pulizie nella casetta nuova. Just keep it simple.
vedete sto ancora cercando di organizzare il tutto, di spostare gli scatoloni nelle stanze giuste ed ora vado a pulire lo specchio. Questo qua ragazzi, se vi ricordate, è lo specchio che avevo nell'ingresso nella vecchia casa. L'ho messo stavolta così poggiato al pavimento in modo verticale ed è veramente super utile perché prima non avevo uno specchio da potermi guardare tutta intera, perché quello là che avevo nel corridoio, quelli là ondulati, ti vedevi praticamente in modo troppo piccolo. In camera da letto idem non ce l'avevo, quindi sono super contenta di averlo posizionato qua, mi piace tanto. Come avete visto, cioè come vedete, abbiamo messo il quadro del nostro matrimonio, abbiamo messo la TV, cioè ha messo mio marito la TV. Lui voleva mettermi anche lo specchio appeso, ho detto no Giuseppe, lascialo così, mi piace così, lo devi lasciare così. E quindi lo specchio l'abbiamo messo in questa posizione qua. Cosa ne pensate? A me piace veramente tanto tanto tanto. Now I'm waist deep, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. Tocca la pulizia del bagno, comunque si sporca come sempre. Poi non avendo ragazzi ancora una cabina, quando facciamo la doccia praticamente schizza tutta l'acqua a terra, quindi ho dato una pulizia un pochino più a fondo anche al bagno. E come vedete il mobiletto che avevamo nel bagno nell'altra casa l'abbiamo messo qui dietro alla porta. Come colore non c'entra nulla, però ragazzi comunque ce l'avevamo, assolutamente non andava buttato perché il mobile tutto sommato è buono e lo prendemmo tempo fa da Bricofer. E quindi niente, l'ho pulito e ci ho messo all'interno tutti i prodottini e almeno una cosa è stata organizzata all'interno del bagno. Poi comunque ci manca ancora il mobiletto sotto al lavello, dove riporci poi all'interno tutti gli asciugamani, insomma ci stanno ancora un pochino di cose da fare, però piano piano faremo tutto, dobbiamo mettere ancora le tende, insomma piano piano. Say you love me, say you don't, just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired. Sometimes you don't
show it enough. Per la pulizia del bagno, come vedete, vado ad usare il Via Cal, quello la rosa, che ha la profumazione dell'Ambipur, è veramente favoloso, mi piace tantissimo, perché oltre a pulire profuma anche il bagno, quindi io, se non l'avete mai provato, ve lo consiglio, anche se so che comunque lo conoscete, perché parliamoci chiaro, è molto conosciuto. Niente, il video di oggi è terminato, io spero di avervi fatto un bel regalino, facendovi vedere anche un pochino di trasloco nella vecchia casa. Vi ho fatto vedere anche un pochino come era ridotta, insomma, una stanza della casa nuova, appena ci siamo, insomma, appena l'abbiamo vista, ecco, che sono venuta a pulirla. E quindi spero veramente vi abbia fatto piacere questo mio video. Ci vediamo domenica incrociando le dita per un nuovo video. Io vi mando un bacio fortissimo e coraggio, ragazzi. Ogni giorno ha la sua croce, non dovete assolutamente abbattervi, non dovete essere tristi, perché la tristezza non deve far parte di voi, perché si insidia nel vostro cuore e poi è veramente difficile da superarla. Quindi quando vi vengono quei momenti tristi, perché qua parliamone, siamo tutti esseri umani e tutti, ognuno di noi prima o poi magari potrà sperimentare questa fase un po' così, un attimo di tristezza, quindi non ci dobbiamo, non dobbiamo farla proprio assediare nel nostro cuore, ma dobbiamo superarla distraendoci, pensando cose positive, ballando, insomma, veramente non abbattetevi quando capitano questi momenti un pochino così tristi. Ve lo consiglio perché sono la prima che comunque ogni tanto ci passa. Un bacione fortissimo e come sempre, ragazzi, se Dio vuole, ci vediamo domenica con un nuovo video. Ciao!